di 1 fratto x quadro meno x più 1, quindi x, e questo viene anche 2 pi greco fino a 3. Ripetiamo il stesso discorso di prima, d'accordo? Facciamo. Partiamo dall'integrale su gamma grande R. Andiamo sotto. Su. Andiamo. No, gamma grande, ma io ci provo. Di 1 quarto. Z quadro più Z più. A quadro. Cosa faccio questo qua? Questo integrale lo spezzo sulle due curve. È uguale. L'integrale tra meno r. No, quando andiamo a parametrizzare, chi è la parametrizzazione di questo? Che x appartiene a meno r associa x. Quindi a posto di r deve metterci x. Conta. A più infinito, quindi questo integrale tende al nostro integrale che sapeva questa funzione è sommabile. Questo per l'n del grande cerchio tende a 0, perché se moltiplichiamo per z abbiamo z fatto un valore di quarto grado sotto, per z tende infinito tende a 0 per l'n del grande cerchio. Vediamo cosa fa questo qui. La prima del teorema dei residui, per come per i residui dobbiamo trovare le singolarità. Scrivo qua. Sì. Z da 4. No, ma qua c'è. Ah. Vediamo no. L'equazione. Z da 4. Z più 1. Uguale. A quadrato. Uguale. Questo volete scrivere. Vediamo dove. Amici, volete scrivere. Z da 4, Z da più. E guarda, questo è il test script. Se qua non
non più la mia per la legge, soltanto più su me perché la rigida meno 1 più o meno, adesso più o meno I che uguale, cioè meno un mezzo più I radicale del mezzo virgola z1, questo è z1 grazie, quale delle due? Allora, Z2 dove sta? Quale quadrante sta? Nel terzo quadrante. Quindi non capita. Quindi Z1 dove sta? Meno più sta nel secondo quadrante. Quindi quando R è abbastanza grande, questa capita all'interno del costo della linea. Quindi questo è uguale. Se R è molto più grande di 0, 2 è qui, il residuo di 1 fra Z quadro di 0 più 1 nel punto Z1 è primo, che è Z1 da chiamato. D'accordo? Ragazzi, come se lo Z1, che tipo di singolarità è per la vostra funzione? È un polo di ordine 2, vi trovate? Perché voi 1 fratto z quadrato z più 1 al quadrato, dovreste 1 fratto z meno z1 al quadrato per z meno z2 al quadrato. D'accordo? Quindi se moltiplicate per z meno z1 al quadrato, questo sparisce. E fate linea per z tende a z1, viene 1 fratto z1 meno z2 al quadrato, che è diverso da 0. Quindi è un polo del secondo ordine. Come si calcola, ragazzi? Il residuo non possiamo più applicare a questo punto il corollario, dobbiamo applicare proprio il teorema principale per calcolare il residuo. Cioè la formula del residuo. Z0 è un polo di ordine n per f allora il residuo di f in z0 lo si è s è uguale a 1 fratto n meno 1 fattoriale per la derivata di grado di piccolo di ordine n meno 1 scusa per il limite scusa per il limite per z che tende a z da 0 della derivata di ordine n meno 1 rispetto a z di f di z per z meno z da 0 alla n. D'accordo?
Guarda, questa è la formula, abbiamo visto a lezione. Nel nostro caso n è uguale a 2. Quindi devo farci. Ma cosa ce l'ho fatta? No, ce l'ho fatta. Ragazzi, 1 fratto z quadro meno z più 1 al quadrato, questa è la nostra f, da moltiplicarla per z meno z1 al quadrato. Nel nostro caso n è uguale a 2. E z uguale a z, quindi andiamo a creare questo. Per z meno z1. Nel nostro caso, viene 1 fratto n uguale a 2. 2 meno 1 è 1, 1 fattoriale è 1, quindi viene il limite per z che tende a z1 di della derivata rispetto a 0, perché ragazzi in questo caso n è uguale a 2, 2 meno 1 è 1, quindi viene a tornare la derivata prima, allora rispetto a z, allora viene in frazione la f di z, che me la scrivo come 1 z quadro più z più 1, me la fattorizzo come z meno z0, z meno z1 per z meno z2, 1 fratto tutto sopra, 1 fratto z meno z1 al quadrato per z meno z2 al quadrato. Per cosa devo moltiplicare, ragazzi? Per z meno z1 al quadrato. Quindi questo è questo che si è finito, che è uguale al limite c'è la derivata z meno z2 alla meno 2, quindi meno 2 per z meno z2 alla meno 3, 1 fratto z meno z2. Provate. Per z che tende a z1, quindi cosa è la posta di z1, devo mettere z, a posto di z devo mettere z2, quindi è uguale a meno 2 fratto z1 meno z2, allora che è uguale meno 2. Ma cosa viene? Z1 chi è? Devo dire, meno un mezzo più i radical 3 mezzi, poi meno z2, quindi fare più un mezzo più i radical 3 mezzi tutto al cubo. Meno un mezzo più mezzo se ne va. Quindi è uguale. Meno 2. 2 e 2 se ne vanno, quindi viene i radical 3. I al cubo viene meno i. Trovate sotto. Va bene qua. Facciamo meno 2 sopra. Per meno i fatti sotto. I. Per radical 3 fa tutto. Per 3 radical 3. Vi trovate? Quindi ragazzi, questo è uguale. Vi trovate ragazzi? Eh? Quindi questo caso di dire, due più regoli. No, due più regoli. Due. Abbiamo questo nostro. Abbiamo fatto i residui 2 fratto i per 3 elevato a 3 mezzi. D'accordo? I e i se ne vanno. Ma scusa, io scusa. Quindi 2 pi greco 4 pi resi.
3 radicato 3 sotto d'accordo? Questo fatto implica, ragazzi, allora, quando R tende a più infinito, questo tende a posto integrale, questo per l'M del grande cerchio se ne va a 0. Questa funzione per R grande è costante, uguale a 4 pi greco su 3 radical 3, d'accordo? E quindi quando R tende a più infinito tende a questa costante. Quindi lo sfatto implica che l'integrale entrare tra meno infinito e più infinito di x quadro, l'uno fratto, scusa, x quadro più x più 1 al quadrato in dx è uguale a 4 pi greco. D'accordo? Ragazzi, fate a caso questo esercizio. Io ho integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto x quadro meno x più 1 in dx a 2 pi greco sulla di parte, ma scusa, al quadrato x quadro meno x più 1 al quadrato è uguale, scusa, uguale, ho sbagliato, 4 pi greco su 3 radicale 3. Ci vediamo, vi dite con fare quanto studio, poi giovedì c'è tutta la giornata dalle 9 alle 2 anche alle 10. Allora, l'integrale tra meno infinito e più infinito 1 fratto x alla sesta più 1 x, d'accordo? Allora, facciamo col primo. L'integrale, partiamo dall'integrale su gamma grande di R. Questo lo spezziamo sulle due curve.
però scusa, questo è z. Integrale tende a questo, che sappiamo che questa funzione è sommabile perché del tipo 1 su y si comporta come 1 su x alla sesta, d'accordo? E questo modo. Questo qui per il lemma di grande cerchio tende a 0, perché se moltiplicate, questa è la nostra f di z, se moltiplicate per z su z alla sesta più tende a 0 di z, quindi questo tende a 0. Quindi dobbiamo valutare questo integrale. Dobbiamo vedere le singolarità di questa funzione. Quindi z alla sesta. Uguale a zero. Questo lo andate a scrivere. Vedete la testa. Uguale. Ragazzi, cioè questo lo andate a scrivere. Z uguale. La radice sesti. Quante sono radici sesti meno 1? 6. Quando c'è la radice ennesima di numero complesso, non è giusto, quindi se z è diverso da 0. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna scrivere il numero 1, dobbiamo scriverci in forma polare. Quindi chi è il modulo? Facciamo un riferimento cartesiano. Meno 1 dove sta? No, senza 5. Meno 1 dov'è? Quanto è il modulo di meno 1? 1. Questo che sta. Quando è l'ago? Alla fase. Quindi adesso posso scrivere una radice sesta. No, ma fiamma una. Radice sesta. Di parentesi 4. 1 virgola. Che uguale. Quindi la radice è un numero complesso. Questo è un numero complesso che ha per modulo la radice ennesima del modulo. Quindi la radice ennesima di 1 e 1. Parentesi 4. E per fare, no, aspetta, non chiude, non chiude. Questa è la cifra del mondo, adesso c'è la fase. Virgola, fase, pi greco, più 2k pi greco, fratto n, fratto 6 in questo caso. Chiusa qua. E k che valore assume? Da 1 a 5. K uguale. Ciao, questo qui. K uguale. 0. 1, 2, 3, 4 e 5. È inutile dare altri valori perché si dica, dando altri valori ricaliamo sulle radici che troviamo dando questi valori. D'accordo? Vediamo un po'. Per k uguale 0. Z a 0, chiamiamo z a 0. Che è questo è complesso, chiaro. Modulo, radice quadrata. 1. Pi greco sesto. Trovate? E quindi ragazzi, 1 pi greco sesto appartiene all'interno del vostro dominio, questo numero complesso. Dove sta questo qua, ragazzi? Questo qua sta sulla circonferenza. Modulo 1 vuol dire sta sulla circonferenza centro origine e raggio 1. Facciamo un po'. Questa è tutta la circonferenza centro origine e raggio 1. Fa la circonferenza, vieni tutta la circonferenza. Il primo dove sta? La fase pi greco sesta. Questo è il punto 0, 0. D'accordo? E quindi ragazzi, sta questa all'interno del vostro dominio? Cade all'interno del vostro dominio? E sta qui? Questa sta qui, no? Quando era abbastanza... Se era meno di 1, no. Ma se n è maggiore di 1, questo ci cade dentro. Ma non interessa quando era dentro, dove fare che era qui finita. Poi, z1. Ci risulta. Quando deve andare k valore? 1. E quindi viene
senso che questo è il numero di uno più grande. Se però punto, questo è il punto I, d'accordo? È il punto I, d'accordo? Quello è il punto. Cade all'interno del vostro dominio? Sì. Z. Gli altri quello sono simmetriche, gli altri stanno una sta qui, l'altra sta qui, non cadono più all'interno del vostro numero. Quindi le uniche tre che cadono sono Z0, Z1 e Z2. Z5, lo trovate? Quindi questa è cosa uguale? È uguale a due tre qui. Questo è una serra, c'è una serra, è abbastanza la serra. Molto più grande di zero. Questo è uguale. Tutti che ne conosco. Aperta a voi. Il residuo di 1 fratto z alla sesta più 1. E il punto z alla sesta. Più. Il residuo. E la funzione una fratta z alla testa più 1 del punto z1 d'accordo? Ragazzi, che tipi di singolarità sono? Che tipi di singolarità sono z0, z1 e z2? Ragazzi, ma poi ti muovi, perché? Z alla sesta meno 1, z meno 0, 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 questi calcoli il residuo, quindi tu applicare il corollario, il numeratore fratto la derivata dell'ordinatore. D'accordo? Quindi questo qua, sono già il posto di questo. No, non faccio questo. Che qua, quindi. Due spiegheremo qui. Allora ragazzi, dobbiamo fare il numeratore che fa 1, diviso dalla denominatore. La denominatore chi è? Z, z alla sesta più 1, z alla sesta più 1 chi è? 6 z alla quinta, quindi viene aperta tonda, 1 fratto, facciamo che 1 fratto, 6 z 1 alla quinta, più, non sei fratto, z 1, questo è z 1, z 0. Chiusa parentesi. Dai, c'è qualche problema? Prima lei ha scomposto z alla sesta meno 1. Con z alla sesta più 1, quello che abbiamo effettivamente. Ma scusa, z alla sesta più 1. È la stessa. No, no, è z alla sesta, ho sbagliato io. Era z alla sesta più 1, non meno 1. Perché quello è. Il procedimento per scomporlo è lo stesso. Eh? La scomposizione è la stessa. E sempre si fa z meno gli 0, no? Z meno 0. Ragazzi, lui z alla sesta più 1, si corregge, non è z alla sesta meno 1, z alla sesta più 1. Allora, d'accordo? Mi trovate qua? Cosa ho fatto? Il numeratore fratto la derivata del denominatore, che sono poi le del primo ordine. Allora, ragazzi, per calcolarci z
z0 alla quinta, z1 alla quinta, z2 alla quinta. Come si calcola la potenza di un numero complesso quando espresso in forma polare? È un numero complesso che ha per modulo la potenza del mondo, per l'argomento n volte l'argomento. Quindi questo fatto implica che z0 alla quinta è uguale a un numero complesso che ha per modulo la potenza del modulo, quindi 1 alla quinta è sempre 1, e 5 volte 5 sesti, ma questo non è altro che z2. Poi z1 alla quinta, z1 alla quinta, non dice z1 è uguale a 1, 5, pi per mezzo. Ragazzi, chi è 5 pi? Che numero complesso che ha modulo 1 e fase 5 pi per mezzo? E pi greco mezzi, e qua è 1 pi greco mezzi, quindi ancora z1, che sarebbe il punto I, d'accordo? Poi chi è z2 alla quinta? Sempre pi greco sesti, perché sarebbe, d'accordo? Dovevate? È uguale a z a 0. Quindi questo qua è uguale a 2 pi greco i. Uno. Non sa se lo sta portando fuori, ragazzi. Quindi 1 fratto z2 più 1 fratto z1 fratto z0. D'accordo? Allora che possiamo fare, ragazzi? Possiamo moltiplicare per ognuno per il coniugato, per il suo coniugato, una coordinatura per il coniugato. Questo è uguale a pi greco i fratto 3. Allora ragazzi, moltiplichiamo la prima numeratore per coniugato di z2. Cosa viene? Z2 per coniugato di z2, che cos'è? Il modulo di z2 al quadrato. Ma z2 dove sta? La circonferenza di centro origine del raggio 1, quindi vale 1. Quindi viene il coniugato di z2 sopra. Ah sì, no, z2 più una coniugata di z1 più coniugata, ci trovate? Che uguale proviamo un po', chi è capace di z0? Adesso sarà accettato, tengo lo zero. Viene il coseno z0 uguale al coseno pi greco sesti più il seno di pi greco sesti. Qual è il coseno pi greco sesti? Radical 3 più no, più i, più
Quindi ho fatto infine con i dati ZZ. È uguale a radical più mezzo meno z1 è uguale a i, d'accordo? Z1 è 1 più prima mezzo i, il suo collocato è meno i, il scelta collocato z1 poi z2 chi è z2? Su z2 c'è la stessa ordinata c opposta, quindi è uguale a meno radical 3 mezzi più i mezzi, questo fatto io con le radici di z2 uguale meno radical 3 mezzi meno. Quindi andiamo a sostituire là dentro, andiamo qua, è uguale a pi greco, lo facciamo allora aperta tutta il collegato di z1 dove cosa è il collegato di z2 allora meno radical 3 mezzi meno i mezzi poi con la radice da 1 meno i con la radice da 2 meno radical 3 è 0 a 0 è 0 a 0 viene radical 3 mezzi meno che è uguale questo è così semplice questo è più greco di 3 e quello viene meno 2 i però per meno 2 meno 2 di A però fa meno 1 quindi viene 2 più greco terzi li trovate? Li trovate? Ok, ragazzi, tutto questo abbiamo fatto tutto questo è uguale a questo, è uguale a questo, è uguale a 2 pi greco terzi. Questo è uguale a 2 pi greco terzi quando R è abbastanza grande. Facciamo tendere R al più infinito. Quando R tende al più infinito, questo tende al nostro integrale. Questo tende a 0. Questo è costante tra 2 pi greco terzi. Quindi ho fatto integrale. Per R sopra, R sopra. L'integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto x alla sesta più uguale a 2 pi greco terzi. Adesso ci vediamo. Ragazzi, a casa, fate questo esercizio. L'integrale tra 0 e più infinito x quadro fratto 1 più x quadro quadrato in x è uguale a pi greco quadro. Ragazzi, attenzione, qual è l'integrale tra 0 e più infinito? Ma che cosa è uguale a questo? Siccome la funzione è pari, questo è uguale a un mezzo di integrale tra meno infinito e più infinito. Lo trovate? Quindi la prendo da meno infinito e più infinito e poi vado un mezzo. Quindi la figura è più qua. Poi l'integrale tra 0 e più infinito di x quadro fratto x quadro più 4 al quadrato
per x quadro più 9. Sì. In x è uguale a pi greco su 200. Su 200. L'integrale per l'infinito è più infinito. Di 1 fra x alla quarta x quadro più 1. È uguale a pi greco sulla di capo. Allora, tutto in questo metodo, d'accordo? L'unica difficoltà è trovare singolarità di un capitolo dentro e capitolo di sì. D'accordo? Vabbè ragazzi, noi ci vediamo giovedì prossimo alle 9, dalle 9 alle 2, poi anche pomeriggio.